Ciao, io mi chiamo Giorgia, sono italiana ovviamente e nonostante questo ho frequentato questa scuola che è di origini americane. È qui a Milano e io ho deciso di venire a Milano nonostante io sia di Reggio Emilia, quindi un po' distante da qui, perché comunque questa scuola mi ha dato la possibilità di frequentare i corsi suddivisi in moduli e quindi non mi ha obbligato a venire qui per dei lunghi periodi, in quanto io l'ho frequentata mentre facevo un altro lavoro. I livelli che ho fatto sono level 1 e level 2. Il level 1, diciamo, mi ha dato le basi sullo studio del make-up correttivo ed estetico, e invece nel level 2 ho frequentato il corso di trucco bridal per le spose, e il corso studio, che diciamo ha un'impronta più per un trucco cinematografico e di spettacolo, il corso fashion, quindi con un'impronta più moda, appunto per indirizzare, imparare, diciamo, avere un primo approccio con il make-up riguardante il fashion, e poi la capsule, diciamo, dell'airbrush, che è una cosa molto interessante perché l'airbrush è l'aerografo, è uno strumento particolare che insegna a fare, a seguire una tecnica particolare riguardo al trucco, appunto con aerografo. Poi, insomma, cerco, diciamo, di spaziare tra i trucchi sposa, i trucchi nell'ambito del fashion, oppure le collaborazioni con agenzie di video e comunicazione per pubblicità, quindi cerco di spaziare in questi campi. Nell'ultimo mese e mezzo, diciamo, sono stata abbastanza occupata, in quanto proprio grazie alla scuola sono venuta a conoscenza di un concorso organizzato dal NYX Professional Makeup. Si chiama NYX Face Awards. Per entrare in questo NYX Face Awards abbiamo dovuto mandare un contributo video che avesse come il primo tema, che era un tema abbastanza libero, ma doveva essere un make-up trasformazione, quindi dovevamo mandare qualcosa di veramente accattivante, dall'effetto wow, perché doveva essere qualcosa di particolare. E poi per la prima sfida invece ci è stato dato il tema 3D Illusion, che è un tema abbastanza ostico, nel senso che bisogna riuscire a creare un'illusione 3D dipingendo il viso o anche parti del corpo, e adesso siamo in gara con invece il tema zodiaco, che è un tema un po' più semplice per certi versi, ma è molto difficile non cadere forse nella banalità o in qualcosa che è già stato fatto. In generale comunque questo concorso non è basato, diciamo, su trucchi, su make-up estetici o beauty, ma fondamentalmente sono trucchi artistici con delle trasformazioni, quindi diciamo che sono molto molto particolari e sono più delle specie di opere d'arte, diciamo, che i trucchi che vediamo normalmente sul web. E dalla nostra scuola, dalla MAD, siamo in 4 attualmente che partecipiamo, quindi insomma, forza, forza ragazze, perché siamo state brave, dai, diciamo così.